Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, scusatemi per la grande assenza, per la lunga assenza, purtroppo tra settimane di lavoro veramente intense, veramente piene, l'arrivo imminente, ormai imminente no, però insomma abbastanza prossimo del bambino, con tutti i lavori da fare, tinteggiare le camere, fare gli acquisti, ovviamente mi sono un po' perso via e ho fatto veramente fatica e faccio veramente fatica a trovare un po' di tempo per me, come vedete anche ciò. Una barba un po' lunghetta e naturalmente, tanto per cambiare, sono in ritardo. Allora, per ottimizzare un po' i tempi, direi possiamo cominciare a metterci il pre-barba. Fa freddo fuori, mi tolgo l'orologio anche perché mi dà fastidio. Fa freddo fuori, quindi profumi caldi. E allora, innanzitutto ci inumidiamo il viso e ci mettiamo il nostro pre-barba che questa volta sarà Proraso Rosso. Prende la Proraso Rossa, linea rossa, quindi linea aromatizzata al sandalo. A me piace veramente tanto. Oggi, visto che siamo in ritardo, ragazzi, mi dispiace, avevo in programma un altro tipo di setup, ma volevo usare un mano libera, ma purtroppo non ho tempo poi di sistemare e mettere a posto le cose, deve essere un po' sbrigativo, quindi insomma mi trovo costretto, non che mi dispiace, naturalmente, però mi trovo costretto a prendere in mano un rasoio di sicurezza. E allora, cosa facciamo oggi? Oggi devo presentarvi un'altra novità che in realtà ho da diverse settimane, ma non l'ho ancora aperta perché non ho ancora avuto modo di provarla. Ormai penso di essere l'ultimo della fila, fra almeno quelli che hanno un canale YouTube, a provare questo nuovo prodotto e quindi non posso esimermi. E se, come credo, mi piacerà, penso che sarà il mio sapone per questo periodo di feste. Innanzitutto, mettiamo a bagno il pennello di Roberto Cavallo, pennello in cavallo, manico in legno di amaranto. Anche questo pennello, qui c'è il logo dell'amico Roberto, pennello quindi di fatto artigianale, di un amico e grande artista, grande artigiano e grande quindi fabbricatore di pennelli, lavoratore del legno, insomma uno che se ne intende. E devo dire un ciuffo molto performante. Voi sapete che io amo il Made in Italy, per cui oggi rispolveriamo il nostro Fatib Gold, rasoio 3 pezzi, Open Comb, ma non avendo io la meta italiane, che ci metto dentro? Ci metto dentro, intanto lo apriamo, le Derby Premium. Questo è un tipo di lama che è un po' che non vi ripropongo, e sono in realtà fra le lame che io prediligo perché le trovo estremamente performanti e tutto sommato abbastanza delicate, un po' più aggressive delle astraverdi, ma le trovo estremamente performanti. Quindi le scartiamo questa lametta Derby Premium, che se non ricordo male è una stainless, credo di sì. E con le Derby vogliamo, se non sbaglio, in Turchia come fabbricazione. Eccola qua, la lametta, non so se si vede. Anzi, capovolta, si vede? Derby, eccola qui. E la montiamo sul nostro Fatib Gold rasoio italiano, Open Comb 3 pezzi, che ha fama di essere insieme al Mule R41 uno dei rasoi più aggressivi possibili. Quindi ci mettiamo poi il nostro pettine, ecco, pettine aperto, e ci avvitiamo sopra il nostro manico. Ecco qua. Vedete la lama bella esposta. Fatipa ha una caratteristica di essere un po' impreciso nell'esposizione della lama, ma devo dire questo tutto al fatto che è fabbricato in modo sostanzialmente artigianale, questo comunque a me personalmente non dispiace. Mi accorgo adesso che ho dimenticato l'aftershave, aspettatemi un secondo. Scusate, e adesso veniamo al protagonista principale di questo nostro video, di questa nostra sbarbata. L'avete visto dalla foto, credo. Se è venuta dritta, la metto, se no, non la metto. Quindi, boh, magari sì, magari no. Ecco qua. Riconoscete il packaging che è ormai caratteristico, la scatola in cartone
con lo spago, il nastrino tricolore e il sigillo in cera lacca. Ed ecco che cosa c'è dentro. Il Crocos. Abate di Lamantia con Crocos, ha in Crocos il suo prodotto di punta, il suo top di gamma. Apriamo con delle forbicine perché a me dispiace veramente sempre un sacco dover rompere questi sigilli che sono veramente bellissimi. Vedete, siamo riusciti a preservare il sigillo con nastrino tricolore. Dicevo, sapone che non soltanto è fatto con i pistilli di zafferano saponificato, ma è di fatto un sapone allo zafferano. Eccolo qua, in tutto il suo splendore, prodotto di punta della casa Abate di Lamantia. Io quando ho chiesto questo, tiriamolo fuori senza fare disastri, quando ho chiesto questo, ho comprato questo sapone, insomma, mi sentivo l'ultimo a non averlo ancora provato. In effetti poi Abate di Lamantia, il dottor Abate mi ha voluto omaggiare con Isacco e ho preferito mostrarvi prima Isacco proprio perché era una novità assoluta, e quindi insomma arrivo dopo, però insomma andava provato. Crocos, sapone di zafferano, d'accordo, perché è fatto con i pistilli saponificati di zafferano, solo che questo è fatto interamente con lo zafferano. La confezione 150 ml ed è una confezione in vetro, a differenza degli altri saponi di Abate di Lamantia che hanno una bella confezione in alluminio. Qui in colore, non so se si capisce che colorato, il pistillo di zafferano con il suo colorito chiaro turchese intorno al petalo, il pistillo rosso, non so, si vede? Si riesce a capire? Ma non credo. Comunque, fidatevi. Crocos, che se non ricordo male è proprio il nome greco dello zafferano, quindi vedete che Abate di Lamantia non è mai banale nelle sue denominazioni, nel packaging, nelle illustrazioni, in tutto ciò che accompagna i suoi prodotti. Giunge il momento di aprire questo sapone, che vedete si presenta giallo, e ha un interessantissimo profumo di zafferano, è un profumo che sembra quello del risotto alla milanese, ed essendo io un milanese non posso che trovarmici bene. Ed è un sapone un po' più duro forse degli altri saponi Abate di Lamantia. Boh, per finire questa carrellata Made in Italy, sposiamo, proprio perché poi adesso non ho idea della persistenza, però obiettivamente trovare un profumo che possa accompagnarsi con lo zafferano, onestamente mi viene in mente appunto l'ossobuco, essendo milanese, ma non penso ci siano aftershave all'ossobuco. Voglio affiancare a questi prodotti di eccezione, quindi al pennello di Roberto Cavallo e al Crocos di Abate di Lamantia, l'aftershave special di Donato Ciniello di Extra Cosmesi, che secondo me è fenomenale. Bon, direi che abbiamo finito, tiriamo fuori il nostro pennellino di cavallo dall'acqua dove ha fatto il suo bagnettino, ci rinumidiamo un attimino il viso e cominciamo, anche perché sono già 8 minuti e 30 che sto raccontando, come si dice, la rava e la fava senza concludere niente. Apriamo e cominciamo a recuperare un po' di questo Crocos. Ragazzi, proprio sembra di annusare il risotto alla milanese. Certo, è un profumo molto più tenue, naturalmente, come giusto che si convenga, come giusto che sia per un sapone da barba, non può essere troppo violento. E adesso devo appoggiarlo, scusate. Cominciamo. Ecco, come tutti i saponi di Abate di Lamantia, anche Crocos, una volta comincia ad essere messo sul viso, si fa sentire. È proprio curioso come profumo, vi dirò, è un profumo che mi ricorda un po' la domenica, non so come dire, quindi secondo me è un profumo che ci sta bene la domenica mattina, quando uno può prendersi qualche tempo in più, magari si sveglia un po' più tardi e più vicino all'ora del pranzo che della colazione, e magari soprattutto adesso che fa freddo, un bel piatto di risotto alla milanese male non fa.
Direi che la performance, almeno sul viso in face lathering di questo sapone, è eccezionale. Come vedete, in pochissimi giri siamo riusciti a distenderlo sul viso in modo compatto e omogeneo. Iniziamo la sbarbata. Con Fatip e Derby Premium. Vedete che il rasoio scorre senza incidenti nonostante una barba di 2 giorni e mezzo. Davvero molto curioso, sono già incasinato e sporcato, molto curioso devo dire questo aroma di zafferano che è estremamente delicato ed è molto molto gradevole e piacevole. Davvero particolare, eh? Sembra di farsi un po' la barba, non so, in una cucina in cui stanno preparando il risotto allo zafferano, che insomma, per me è una bella esperienza. Pelo obliquo. Beh, Fatip non perdona, eh. Mica male, mica male. Beh ragazzi, Ponte dell'Immacolata com'è andata? Spero bene, spero che vi siate già fatti un po' di allenamento per gli lauti pass. Aggiungiamo un po' di acqua sul pennello giusto per la passata del contropelo. Ti profumo veramente molto interessante, molto buono, lo trovo gradevole. Dicevo, spero che vi siate già preparati per la grande abbuffata, le grandi abbuffate, non la grande, le grandi abbuffate di Natale. E a regali come siete messi? Io male, come sempre mi ridurrò il giorno prima, probabilmente mezz'ora prima della chiusura dei negozi, a fare giri di corsa per recuperare i regali.
Quest'anno, grazie al cielo, ho deciso che però regalerò libri a chiunque. Di regalare ciaffi che tanto non servono, perché di fatto, almeno per fortuna, le persone a cui devo fare regali non hanno delle necessità particolari, sono persone che hanno tutto ciò che può essere, come dire, utile o, come dire, se non addirittura necessario, un bel libro. Magari gli argomenti particolari, agli amici che si occupano, che sono passati come me di eleganza, così si possono regalare dei libri contropelo intanto, dei libri appunto che trattano di queste materie. Qui dicevo libri e per le nipotine giochi intelligenti. I miei nipotine hanno 4, 5, 6 anni, sono un'età in cui possono cominciare a cominciano ad essere un po' più interattive, per cui magari appunto qualche gioco un po' più intelligente. Per cui insomma. Farò lo zio un po' rompiballe. Boh, ragazzi, intanto fra ridere e scherzare abbiamo finito questa sbarbata. Abbiamo fatto tre passaggi, sono passati 18 minuti, quindi ci abbiamo messo circa 10 minuti. Avete visto che Fatip ha fatto piazza pulita della barba senza provocare fastidi particolari. La lametta Derby Premium è stata eccezionale e Crocos, come si dice, tanta roba. Allora, ci tiriamo via un po' di sapone e mettiamo la lume di rocca, così facciamo la prova del 9. Assolutamente, direi, non significativo il bruciore della lume di rocca, grazie anche alle proprietà di questo zafferano, che è un prodotto di qualità che garantisce protezione alla nostra pelle quando utilizzato appunto per un prodotto cosmetico, ed ha una componente, come dire, di scorrevolezza al prodotto, al sapone. E scusate che sciacquo il pennello, la scorrevolezza è obiettivamente uno dei cavalli di battaglia dei saponi da batteria mantia.
Quindi che dire? Beh, ragazzi, avete visto? Il pennello di Roberto Cavallo ha preso con pochi giri la quantità giusta di sapone, di prodotto dalla confezione. E già questo dice due cose, che abbiamo usato un buon pennello e un sapone, un pennello quindi dal ciuffo molto performante e un sapone dalle grandi caratteristiche, perché come avete visto abbiamo fatto tre passate in tempi. C'è una cosa di sapone dietro il baffo che mi dà un fastidio. Che dicevo, un sapone che ha delle grandi capacità, delle grandi possibilità di appunto scorrimento, garantisce lo scorrimento della lama e protegge e idrata la pelle. Fatip Gold, eccolo qui, nel suo splendore. Aspettate che gli diamo una sciacquatina, giusto per farvelo vedere non sporco. Fatip Gold nel suo massimo splendore lucente, rasoio è vero aggressivo, ma come direbbe l'amico Mauro Di Lernia, l'importante è conoscere il rasoio e quindi utilizzare il giusto angolo di inclinazione della lama rispetto alla pelle. Vedete che la testa del Fatip è bella curva e una mano sempre estremamente leggera, anche perché il Fatip è già un bel quadrello di suo. Usato queste precauzioni, il Fatip garantisce una rasatura profonda ed efficace, quindi direi che tanta roba anche il nostro Fatip. Ci togliamo dal lume e passiamo all'aftershave. Beh, però sto dando un po' di corsa, lo so ragazzi, scusatemi, ma neanche a farlo apposta, tanto per cambiare sono in ritardo e quindi che ci possiamo fare molto. Eccolo qua, Especial di Extra Cosmesi di Donato Cignello. Sulla base vedete qua, eccolo, questi sono gli oli essenziali, che sono talmente tanti nei prodotti di Extra che precipitano, vanno shakerati per bene per permetterne una corretta soluzione e poter quindi utilizzarli al top, e questa è una cosa che fanno in pochi. E naturalmente in speciale io ci faccio il bagno. Ragazzi, non so cosa dirvi, ma a me in speciale piace da morire, lo dico tutte le volte. Secondo me, caro Donato Cignello, dovresti pensare su queste linee, secondo me eccezionali, come anche il bergamotto di Calabria, di fare dei formati anche per gli aftershave un po' più grossi, perché poi trovi gente come me, come Mauro Di Lenne, che ci facciamo la doccia e non va bene, non bastano, finiscono subito. Ed essendo carichi di oli essenziali, i prodotti di Donato Cignello hanno un'altra garanzia, un bel post shave sul viso che rende superfluo quasi sempre l'utilizzo delle creme idratanti successive. Almeno nella mia esperienza personale, le creme idratanti le uso dopo aver usato i prodotti di Donato, quando magari, per esempio con un rasoio come Fatip, faccio le cose un po' in fretta, quindi mi provoco qualche irritazione, o magari con il mano libera ti scappa la mano un po' calcata, quando non si prepara bene la pelle adeguatamente, quindi insomma è un peccato. Per cui, riassumendo ragazzi, io vi dico, cioè, mamma mia, è una roba fantastica, bravissima, batte la mantia, veramente ha incrocosti sul prodotto di punta e obiettivamente è un sapone che lascia stare fatto. Peraltro adesso abbatti la mantia, per le feste ha fatto il cofanetto di Crocos con il sapone, il pennello e l'aftershave. Ricordatevi che per Crocos c'è, come per tutti o quasi tutti i saponi a batti la mantia, c'è anche l'aftershave abbinato, e ha fatto questo bellissimo cofanetto che obiettivamente è una buona idea regalo. Per cui se qualcuno di voi è un po' in ritardo e ha qualche amico, parente, appassionato di rasature e che se lo merita, potrebbe essere un'ottima idea regalo. Comunque Crocos si dimostra un prodotto estremamente curioso, sicuramente innovativo nella sua formulazione allo zafferano, anche come aroma sicuramente molto, molto nuovo, prodotto dalle proprietà, l'avete visto, meccaniche eccezionali, con poco sapone, purché montato naturalmente su un pennello adeguato,
sapone ha garantito 3 passate con una copertura omogenea del viso e una buona protezione della pelle, perché abbiamo utilizzato comunque Fatti, perché è un rasoio che avete visto in 10 minuti, ha portato via tutta la barba, ma non perdona, e l'abbiamo usato con una lametta Derby Premium, quindi non particolarmente aggressiva, ma sicuramente meno gentile che non le Astra Verdi. Ragazzi, io ho finito per oggi. Spero di ritrovarvi presto con un altro video, perché in realtà io avrei da farvi vedere altre cosine. Mi auguro di riuscire, anzi dovrei, spero di riuscire a fare sicuramente almeno, sì dai, vaffanculo, mi sbilancio, lo faccio sicuramente, certo, un altro video, un'altra sbarbata in occasione delle feste di Natale, prima delle feste, almeno per farvi gli auguri di persona. Vi ringrazio di avermi seguito, vi auguro una buona serata e soprattutto delle buone sbarbate. Ciao!